Buonasera. Stanca. Oh, buonasera signorina, come sta? Stanca? Vabbè, quello... Ho avuto una giornata piena. Piena, vabbè, sta. No, ti dico sempre no, però ho detto no, stavolta ci vado, dai. Ma sì, lei vendiche lì qui a libero arbitro, cioè all'arbitro libero, vabbè. Ho l'arbitro. Sì, proprio l'arbitrissimo. Ah, non lo sapevo. Sì, può dare anche cartellini rossi se vuole, gialli, verdi, insomma, un po' come Ah, meno male che me l'hai detto. vuole. Può fare come vuole, insomma. Prego, no, grazie. Come? Sassi, dai. Era meglio il contrario, vero Sassi? Sì. Vabbè, Cosa? sì. Ieri eri in live con le femmine, non saluti quando Ma io ti ho salutato, sei tu che non mi hai cagato. no, dai, cosa? Te l'ho detto io che è meglio vedere la sì è nuda, però, insomma. No, Io dai, non farlo. mi Ah. dissocio, io mi dissocio, mi dissocio. Il fatto. Io sono entrata, avete nominato la doccia. Cioè, come da fare la doccia vestito? Boh, sotto la doccia, nella doccia. Beh, dopo ti mando un video nel dubbio. No, Cioè, no, grazie. no, non mio, non mio, specifichiamo, signori di Twitch, non mio, però. Ho deciso di comprarlo perché è uno sfizio che ho e per il fatto di muovere insieme. No, ci sta. Comunque vi spammo il canale di Simo, ragazzi. E Vedi social. Oh, bravo. visto che ce l'abbiamo anche in vocale, mi pare l'obbligo. Beh, ma mica sono entrata per farmi spammare, scusami. Ma mi pare anche l'obbligo anche di farla spalmare, scusi. Beh, sì. Per carineria va bene, ma io non sono entrata per questo, sono entrata per pigliarti un poco in giro. Sì, lei mi pigli per il cosino, sì, va bene. Comunque mi sa che devo abbassare un po' il volume, vero ragazzi? Forse l'ho abbassato leggermente un po'. Guarda, se no mi sento doppio. Mi Sì. sento doppio, quindi non lo so. Se no devo abbassare io il microfono. Eh no, ho fatto io. Da Discord. Già fatto, non si preoccupi. Bravo. Ma lei va in live stasera? Sai che sono molto combattuta. Perché da un lato voglio andare, però non gioco al The Division, devo giocare a The Division con Davide, ma Davide non c'è, quindi devo andare avanti che ho con Death Stranding. Ah, giochi strambi. Siamo in un punto abbastanza importante e da stanco, cioè se sei stanco in quel punto lì non è che vai benissimo a Mamma giocarlo, mia. devi essere bello carico, quindi non lo so, non se. Beh, se la fa entro le 8:30, io le 8:30 le faccio il raid, se no facciamo il raid a qualcun altro, ovviamente. Allora è meglio evitare, ecco, vedi? Mi smontano pure loro, vedi? No, ma no, ma Dinuzzo, lei la deve incoraggiare la signorina per fare la live, Sì, effettivamente sì. Perché io se perdo il ritmo, cioè io vado avanti, sarà che sono madre, ma vado avanti con le cose, con le citazioni dei cartoni animati, no? Avete mai visto il Cusco, le follie dell'imperatore. Ogni volta che dico interrompo il ritmo, mi viene in mente la scena di quello che butta fuori il vecchio e poi dalla finestra lo lancia via e dice: ho interrotto il ritmo dell'imperatore. Yeah, intanto io sto smanettando con i volumi, ragazzi, non fateci caso. Ok, adesso dovrei aver fatto la cosina giusta adesso, teoricamente. Perché ho visto che la barra del volume del Discord andava sul rosso e non è buono che vada sul rosso, perché poi si sente in live e si sente urlare, quindi deve stare né sul No, sì. verde né sul giusto. Pare che ti stona. Quindi l'hai giocato di Nuzzo?
Meglio le follie dei DJ Sassi. Yeah. Troppe spese. Vabbè. Vabbè. Lasciamo perdere le spese. Sì, va che è meglio. Sappi che ti capisco, però. Tanto io bevo acqua ghiacciatissima, per il mal di testa farà bene, spero. Ancora questo mal di testa. Ma io ci vivo con il mal di testa. Se non mi viene mal di testa sto bene. Cioè, nel senso sto male. Beh, una roba simile. Ecco. Vabbè, avete capito. Dobbiamo trovare un gioco da fare all together. Dobbiamo vedere qualche gioco free to play su Steam. Ma veramente pure Fall Guys mi piaceva. Lo Ma tu ce l'hai installato? Ce l'hai? devo installare perché l'ho disinstallato, ma tanto che ci vuole, sono 3 Installalo, tanto penso che una volta o 2 settimane lo porto, cioè. Sì, se lo porti ci organizziamo, Sì. facciamo una live all together. Yes, Almeno yes. sei che spendi e vai a dormire. Che pensi a cosa devi spendere? Tanto li sai gli orari che faccio dalla live, penso che da ottobre farò fino alle 21, che adesso c'è ancora caldo, mi voglio un po' fare una doccia dopo la doccia nella doccia, quindi insomma, bene. Sì, se Moreno dà il benestare, Sì, non è un problema, tanto Discord è aperto a tutti, cioè. lo facciamo Fall Guys, cioè io ci giocavo con mia figlia quest'estate. Vabbè, non è un problema, anzi. No, vabbè, mo è orario, cioè il periodo di scuola lei già sta a dormire, per esempio. Perché sennò domani alle 6:30 non... Ma aspetta, tu Simo ce l'hai Arca? Giusto per. Arc, no, non lo so, su Epic devo vedere. Ok, provo un po' a vedere. Sempre se ti piace come gioco, ovviamente, perché non tutti piacciono Ark. No, se esce inizio subito non ce l'ho. Ok, allora niente, fritto. Che comunque sto usando la veicola contro la donna, perché se lo stesse chiedendo. Che stai usando? La veicola contro la donna, quella che ci permette di andare dritto nei mezzi. Provo bene con quella. Ma perché butta tutto a terra e lo scarto quello che lascia cadere? Sarebbe sì, lo scarto praticamente, sì. Poi andrò dietro avanti le quinte, cioè andrò dietro le quinte avanti. E mi sa che tutto fino alle 8:30 non riesco a farlo. Perché devo andare anche a vendere, quindi. Ma non avevi detto che volevi fare fino alle 9, ora che il tempo te lo permetteva, non ho capito. Da ottobre penso, per fino alle 9. Ah. Ma mi stiracchia un po'. Mi pare fino al 23. Intanto abbiamo anche Simo, cioè, ho anche Simo che mi legge la chat, che bello. Pagamento, Sì, dopo ti do un buono. Nonna, nonna, che vuol dire? Vuol dire che. no, ragazzi, comunque com'è che fate le ferie e poi sistemate cose ai titolari? Cioè, sono in ferie, cazzo. Ho lavorato un anno sano, le ferie su ferie. Yeah. Meno di oggi abbiamo fatto una missione, raga, così un po' di debito.
Me lo tolgo. Io ho veramente tanto debito. Quindi Dinuccio, tu sei già in ferie. Ovviamente. Da un mese, vedi. Ferie invernali, dai. Buttiamola giù ridendo, dai, perché ormai su questo periodo qua si può altro che farci una risata, una bevuta di birra, perché... Allora, oggi ho portato Diana a mangiare al McDonald's, no? A parte che c'erano dei bambini scostumati, cioè che noi stavamo sedute a tavola lì a mangiare, c'era un compleanno e i miei genitori palesemente se ne fottevano di sti bambini perché urlavano come degli indemoniati proprio. Poi s'arrampicavano sui tavoli, cioè, alla fine, solo alla fine, quando abbiamo finito di mangiare, una di loro ha detto: "Ma la signora, che poi ero io la signora, sta mangiando, non urlate, non andate vicino al tavolo che stanno mangiando." Cioè, alla fine, quando ho finito di mangiare, gli ha detto questo, e tra le altre cose, stavano parlando tra di loro di lavoro a nero, che è una piaga del sud. Io non so, Dinuccio di dov'è, se gli dici qualcosa si arrabbiano pure. Ma Ah, ovvio. guarda, vabbè, e che tu dica fa. No, ma poi Lombardia. questa che poteva essere mia coetanea, quindi io tengo 36 anni. Diceva: "Il lavoro a nero c'è sempre stato, sempre ci sarà, perché se non fanno i controlli, giustamente, dice, come fanno a eliminarlo?" Ok, questo è giusto, però quello che voglio dire io è: se tu inizi a non assumere a nero, cioè se inizi prima tu. Se io vengo da te e ti dico: "Ok, mi vuoi assumere?" e tu dici sì, però dico: "Ok, ma mi fai un contratto, una cosa?" Io ti dico, tu mi dici no, e io dico: "Ok, allora io o mi fai il contratto o non vengo." Giusto. Se tu me ne mandi, allora non è che loro non fanno i controlli, ma sei prima tu che non lo fai rispettare. Cioè, non so se mi rendo Sì. conto che mi sto impappinando pure io a parlare, però fondamentalmente sta a loro se vogliono veramente combattere, perché fondamentalmente l'italiano non capisce che se tutti danno un poco, poi determinate cose abbiamo più servizi, altrimenti facciamo la fine dell'America, che per mettere, io ho mio cugino che abita a Seattle. Il figlio non so che cosa ha combinato, si è fatto male, si è messo, gli hanno messo tipo dei punti, mi pare in fronte o sul braccio, ora non mi ricordo, per dei punti, 6-7 punti che erano, gli hanno chiesto $700 al pronto soccorso. Boh, Cioè, io nel dubbio mi comunque, dissocio però. tra le altre cose, mio cugino è un'infermiera anestesista, lavora in sala operatoria, ovviamente non al pronto soccorso, in altri reparti, No. e ha detto: "Minchia, aspettavi un attimo, glieli mettevo io sti punti No. anziché farmi pagare tutti." Cioè, noi abbiamo una sanità che in teoria Spero che è la vuole qua. top, perché Oh, ma la vuole qua? No. paghiamo tutte. Non la Chi? vuole qua. Niente, niente, stavo parlando da dove vuole sta missione, perché non so dove sia sto posto. Vabbè. Ah, Porto e poi ci lamentiamo Ferrari del... Cioè, loro dovrebbero fare, chi va al governo, una ristrutturazione mondiale, cioè di tutto quello che è burocratico in Italia, a partire dalle scuole, la sanità, il lavoro, tutto, perché se no non ce ne usciamo, stiamo troppo indietro rispetto agli altri stati, anche solo se vai a vedere Francia, Germania, Austria, dice: "Ma tu vai a vedere fuori." Ma perché loro fossero meglio di noi? Cioè, non ho capito. infatti. Perché loro devono stare meglio e noi dobbiamo stare
dietro. Vabbè, però boh, con il dubbio mi dissocio. Basta vedere adesso Ma è una la crisi, lista. Comunque non sto trovando sto cosino, ragazzi, Ma dove devi andare? sto punto ferroviario, cos'è che ha detto? Ferroviario est. Dove sta? Perché qua non lo vuole. Sarebbe stato troppo figo, ma qua non lo vuole. Se no, poi annullo sta missione, ragazzi. Cioè, non lo so. No, vedi dove devi andare. Che è? Stai fermo. Fomento est, sì, uguale. Entrate da raccolto. Hai bisogno di un riferimento al... Scusa, mi apri la mappa e vedi quello di est. Ma non me lo c'è. Non c'è il cosino, dici? C'è così, no? Riduci Allora. Prova un po'. Non ti dice nord, sud, est, ovest. a vedere dove si trova la masseria prima. E dove si trova la masseria prima? Masseria Azzurra, masseria Parma, masseria Italia, masseria Italia. Masseria Parma, Azzurra. no, prima, Parma, la Ah, D. Parma. Ah, quella D. Sì. Sta Dove qua? vedi? Eccola là. Sia questo che vuole così, no? Infatti Contrassegno nuovo, vediamo. O azzurra. azzurro. L'azzurro è la C. Ok, la C, la B, la B, la C, la D, allora. Ma che ha detto? Non so. Devo fare domande. La C è qua. La C è Parma mia. Deposito MA. Concessionario. Questo è il cosino per la caciotta. Segheria. Punto vendita treno Canale qui cippato. sopra. Eh? Perché Quindi tu l'ultima volta mi hai fatto il ride. Adesso manca un pelo per il nuovo nostro simboss. Ma semmai la farò dietro le quinte, ragazzi, perché tanto vedo che mo' il tempo è stravolato via, quindi ci fermiamo qui per il momento, poi l'annullo eventualmente, non lo so. Mi faccio ridare i soldi della missione, buona. Ciupa. Allora, quattro chiacchiere, ragazzi. Allora, chiudi. Perché non mi chiude farming? Perché farming ha rotto le farming. Termina attività. Ok, perfetto. Vediamo un po' chi c'è in live. La sim non c'è, quindi andiamo da qualcun altro. tu mi hai trattenuto. Vabbè. Andiamo a fare un raid da qualcun altro. Ringrazio ovviamente Gianluca per i beat. Ringrazio i miei moderatori, nonché la Simo e il DJ Sassi Denuzzo. Cipolla. Vabbè, andiamo da quello che fa gioco strano allora. Se no c'è anche Macho King, che è uno dei nostri. Dai, andiamo da Macho King. Formula 1, porto da lui. Allora.